Fondatore del ROS dei Carabinieri, per anni a capo dei servizi segreti italiani. Il generale Mario Mori è stato a Cornuda nella serata di giovedì 30 marzo per presentare il suo ultimo libro, Oltre il terrorismo. Guidato dalle domande della giornalista Adriana Rasera, il generale ha ripercorso l'evoluzione storica dei principali gruppi armati jihadisti, fino all'analisi degli ultimi attacchi all'Europa, con particolare attenzione ai recenti episodi che hanno coinvolto anche l'Italia. L'attentato che fino adesso si sono verificati in altre parti d'Europa e del mondo possono verificarsi anche da noi. Da noi è più difficile, lo dimostra la stessa operazione di questa mattina. Questo gruppo, quale che sia la sua potenzialità effettiva, è stato bloccato prima che passasse a via di fatto. Quindi è segno che c'è un buon controllo, o comunque un adeguato controllo, o comunque un controllo migliore che in altre parti del territorio europeo. Questo ci deve far sperare, ma non ci deve far ritenere che siamo indenni da questo fenomeno. Come dovrebbero intervenire i servizi segreti, l'intelligence, per arginare questo problema? Il problema dell'intelligence è quello sempre di anticipare le mosse. In questo caso non si tratta più di anticipare, si tratta di andare a cercare i nostri avversari là da dove partono per arrivare qui da noi e tentare di bloccarli lì con sistemi che possono essere vari e che comunque saranno decisi dai governi europei. Una serata promossa dall'amministrazione comunale di Cornuda, che ne ha voluto la realizzazione. Mario Mori è un generale che ha una esperienza su questo settore enorme. Bisognerebbe ricordare il suo curriculum: è stato generale dei Carabinieri, fondatore del ROS, che tra l'altro struttura che ha guidato per 9 anni, direttore del SISDEL, più tra l'altro longevo, quindi una persona che conosce benissimo il tema della criminalità, del terrorismo, della repressione di reati così importanti che oggi allarmano la popolazione.